Ed eccoci a una nuova puntata di Amaranto World, stavolta insieme a Paolo Galletti, nostro commentatore preferito, diciamo così. È un commentatore che osserva, diciamo, un po' dall'esterno, ma anche un po' da esperto, questa situazione, il campionato di Arezzo, perché non solo ormai collabora con Radio Italia 5 da un po' di tempo, ma ha anche cognizioni tecniche non secondarie. Quindi grazie, ma è anche l'età che purtroppo ha una certa età e l'Arezzo la segue da un po', diciamo così. Comunque veniamo alla questione di oggi. Noi veniamo da due partite super impegnative, l'Arezzo si è spremuta in questi due incontri di domenica e di mercoledì con la Pro Vercelli e in casa col Pisa. Il risultato è stato leggermente diverso, se ricordo bene. È stata una differenza del risultato molto importante, ma anche nel gioco. Infatti è qui che ti volevo portare. Abbiamo visto, ormai abbiamo la certificazione, che l'Arezzo soffre il terreno di Vercelli. Sì, quest'anno sì, l'anno scorso no, perché proprio da Vercelli si cominciò con la vittoria, con il gol di Di Nardo. Però quest'anno effettivamente su quel campo abbiamo sofferto col Gozzano, abbiamo sofferto con la Pro Vercelli. Poi chiaramente la caratura dell'avversario era diversa, la Pro Vercelli ci ha messo alle corde parecchio. Ma anche il Gozzano, insomma. Anche il Gozzano. Chiaramente la Pro Vercelli ha un altro peso, un altro tasso tecnico, e quindi quella l'abbiamo persa. Col Gozzano era andata meglio. Invece mercoledì su un campo, diciamo, che ha retto meglio di quello che si pensava alla vigilia, perché si pensava di trovare un campo completamente disfatto ad Arezzo, quest'anno non è che il campo sia in perfette condizioni, invece ha retto bene l'acqua, la neve del giorno precedente e anche quella della serata stessa. In quel campo l'Arezzo ha invece fatto vedere che ancora è la squadra che ricordavamo di prima della sosta, una squadra grintosa, vogliosa di vincere a ogni costo, sempre, anche contro un avversario forte che era stato definito come un tir che va contro ragazzi col petto nudo ed è che devono stare in piedi. Sì, anche perché questi ragazzi erano contati poi, no? Alla fine siamo arrivati a giocare questa partita che dall'avere un esubero di centrocampisti, come a volte è capitato, ce l'avevamo contati. E è stato bello vedere lo spirito con il quale la squadra ha giocato, anche la capacità di corsa della squadra, perché a Vercelli è stata faticosa non solo per il terreno, ma anche perché quelli andavano a 200 all'ora, e anche se poco e male c'era da corrergli dietro, abbiamo provato a corrergli dietro, e quindi le energie spese erano state tante. Contro il Pisa il campo pesante non agevolava certamente l'Arezzo, perché il Pisa è la squadra fisicamente più strutturata della nostra, e invece la differenza non si è vista assolutamente. Bisogna anche dire che l'Arezzo furbescamente, tatticamente, ha messo in campo anche dei fisici importanti, perché ha fatto giocare Burzigotti, ha fatto giocare incredibilmente all'inizio e dall'inizio Salifu. Questo ha dato un tasso diverso di fisicità alla squadra. Tra l'altro dal canto ha avuto il coraggio di cambiare modulo in due giorni ed ha avuto ragione, perché ha tenuto conto della forza d'impatto, dell'impatto del Pisa. Sì, sicuramente, ma infatti dicevi giustamente, ha messo fisico in campo, ma era anche una scommessa, perché Burzigotti era la seconda partita, aveva fatto bene con la Virtus Entella per 80 minuti, ma era chiamato alla seconda partita da titolare. Salifu finora si era visto e non visto, quando era entrato in campo aveva suscitato più dubbi che certezze, e ieri invece unanimemente è stato riconosciuto tra i migliori in campo. Qualche sbavatura, ma deve recuperare il ritmo, deve recuperare l'abitudine alla partita, perché non sono cose che si recuperano dopo 8 mesi che non si gioca. Appunto, non si recupera, anche se in allenamento puoi recuperare la condizione fisica, ma non l'abitudine al contrasto,
alla partita, all'avversario che ti viene addosso, eccetera. Salifu ieri in campo c'è stato e si è sentito, soprattutto nel secondo tempo, quando la fatica cominciava a farsi sentire, la sua presenza fisica in campo ha dato un contributo importante. Tra l'altro l'esperienza che ha fatto sì che si trovasse spesso nel posto giusto al momento giusto, anche quando non aveva più naturalmente, diciamo, la condizione fisica che aveva a inizio partita. È stata veramente una sorpresa positiva per tutti. Si sapeva che aveva recuperato, noi ci avevamo fatto anche un servizio sopra la settimana scorsa sul fatto che era un uomo recuperato. Però insomma, giocare 90 minuti così all'improvviso, non tutti gli spettatori sanno che all'Arezzo in realtà mancavano proprio da mettere in campo Buio, aiutami, Basit, Belloni e Remedi. Benucci era un po' nella condizione, diciamo, di Salifu, nel senso che negli ultimi giorni si è allenato col gruppo, ma sono anche lui 6 mesi, 7, è da luglio che non gioca, e quindi insomma un ragazzo che invece non ha l'esperienza che ha un Salifu, e quindi giustamente è finito in panchina. Sì, no, ma direi che in questo gennaio con Burzigotti, con Salifu e con Benucci abbiamo già fatto 3 acquisti, oltre quello di Remedi, importanti, che blindano centrocampo e difesa. E arriverà anche qualcos'altro, questo lo sentiamo nell'aria, diciamo così, no? Sono convinto anch'io che prima del 31 qualcos'altro succede, però aspettiamo con piena fiducia nelle capacità e nelle conoscenze del direttore. Proprio il direttore ce l'ha detto solo ieri, che diciamo il mercato ancora ha da finire. Comunque qui scade il nostro spazio, andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo sempre con Paolo Galletti.